Ciao raga, fantastici, mitici numero uno, yeah. Allora, guardate, fa una scarrellata. Finalmente ho verniciato questo sì. Brassi. Qua. Fa vedere anche il sì di qua, Sì, l'ho è fatto vedere di carino. là. Lo vedete di qua. Ora è opaco, ora è opaco. Può vedere la differenza? Traslucido e opaco. Ora è opaco. Ragazzi, però, come vi ho detto, il lucido è tutta un'altra cosa, nel senso non è delicato come l'opaco, perché se io faccio così su questo, e lo pulisco. Se ora mi azzardo a farlo su questo e ci rimangono tutte le disaie, le manae. Le manae, in fiorentino dice. In tanti mi hanno chiesto, Mire, hai riverniciato? No, guarda, raga, è questo. Quello graffia lì, questo è quello lucido. Ora ovviamente è sporco, si dà. Aspetta un secondo, un secondo. L'ha nascosto in casa il quasar. Beccata. Vabbè, sta in garage giustamente. Però guarda, allora, l'ho verniciato tutte e due io, quindi delle piccole imperfezioni e ci possano anche stare. Se no, va andare dai carrozziere. Ora questo qui è lo scotch che reggeva questo qui. Niente, comunque si vede la differenza tra un nero lucido e un nero opaco. Poi i gusti sono gusti. Tanti mi dicono, Mire, no, lo dovevi fare così. Ascolta, lo devo fare così, ma se te mi mandi le forche e ci vuole olio. Invece l'olio dentro per le forche ci vuoi WD-40 dentro, io ti ci metto il WD-40 dentro. Sei te che vuoi quella cosa e io ti do quella cosa lì. Parliamoci. Beh, questa è la differenza tra sì nero lucido e sì opaco. Bene, opaco è più cattivo, è come il ciao verde militare che ho fatto. Ora nulla per modo di dire. Cerchi, si ringrazia anche il colorificio 84 per le bombolette bicomponente, perché per fare un motorino così semplice semplice basta comprare un paio di bombolette, invece accendere il compressore, usare una pistola, per i professionisti glielo dico SATA e loro sanno cos'è, una pistola a 500 euro. Io invece uso la bomboletta, ci metto questo qui e fa la pistola. Davvero? Questi non vanno nei opachi, ma diventeranno lucidi. Quindi telaio, parafanghi, bandine, forche e parafanghi nei opachi, cerchi neri lucidi. Questa diventerà vinaccia, ragazzi, vinaccia. Ora lasciamo fare, a parte una piccola cosa. Allora, ho questo DR43 lavorato,
il collettore si era rotto e stavo messo un collettore, cioè la filettatura, basta mettere un po' di pasta e funziona bene. Perfetto, fasce nuove. Qui invece c'è un'Olimpia, sempre 43, spinotto 12, questo è spinotto 10, questo è spinotto 12, usato, questo avrà fatto 1000 km, ma forse anche meno. Chi li vuole e me lo dice. Bene, ora io volevo ringraziare, allora, voglio ringraziare. Madonna, come si chiama? TTS Trasmissioni, l'ho scritto prima. Massimo, Massimo? t'ha detto così, poi io ho riordinato. Va bene. Ho chiesto su Instagram, anche su qualche video su YouTube, che c'aveva portapacchi anteriore, perché posteriore ce l'ho con la ruota di scorta. Però lo volevo anche anteriore. Lui mi ha detto, io ce l'ho, però è della PX. Tu mi paghi la spedizione? E te lo mando. Fischia, gli ho mandato il corriere e lui mi ha mandato il pacco. Ora andiamo a vedere un attimino il contenuto. Green Style. Vabbè, lo metto nella plastica questo. Non è proprio una bottiglia, comunque è sempre resistente. Bravi ragazzi. Un'altra. Boh, apriamo. Sai che c'è qui, ma no, raga, no. Allora, cioè, allora non sono l'unico che spedisce gli adesivi. Bellino. Vespisti Bassa Modenese, bellino sto portafoglio, l'attacco a quella. Vespa Garage, bellini. Bellino. Bellino questo, eh. Questo l'appiccio là, guarda, l'appiccio qua, fa vedere. Sì, ora lì, che ti fa vedere? Lo metto qui. Tu me la addosso. Basta non venga addosso a lei. Non te ne abbia essere geloso. Oh, anche lui compra su Amazon. Ragazzi, chi è che non compra su Amazon? Guarda, c'è anche 50 euro dentro. Questo è prima. Va bene, c'è anche un bigliettino, ragazzi, lo voglio leggere. Però prima, lo sapete, no? Prima le cose le leggo io perché. Se mi mandano a fanculo lo leggo, se poi mi dicono che sono stronzo lo leggo. Allora, cercare già tanto. Non si risparmia, non si ancora da fare il pompaggio. Allora, no, semplice, semplice. Ciao Mire, eccoti il portachiavi che cercavi. Ha già tanti chilometri sulle spalle e tanti ancora da fare. Portapacchi e portachiavi. Sì, va bene. Uguale. Eccoti portapacchi, cercavi già tanti chilometri sulle spalle, tanto ancora da fare. Va in Sardegna sto portapacchi. Buon viaggio, Massimo da Modena. IG due punti Max Style trattino Vespa. Vi aspetta a Modena per un piatto di tortellini e lambrusco. Allora, i tortellini si lasciano la Tiziana e il lambrusco lascialo per me, eh. D'accordo. Bellino però. Fantastico, fantastico. Poi raga, vi ripeto, questo portapacchi lui mi ha chiesto solo la spedizione, che io gli mandassi il corriere. Questo va qua, vai a vedere. Ora certo qui andrà messo, ci va messo gommini.
Ragazzi, la Vespa a me con i portapacchi davanti l'ha messa sempre garbata. Ora io sono le di 125 perché quelle di 50 le più piccinino. Va bene? Ora tanto quando aprirò quella tra scatola sicuro è grande come questo. Però e la Titti qui ci si schiaffa la tenda, ci si... Preciso! Guarda qua! Ci si mette la tenda, ci si mette il canotto, ci si mette ogni osso. Ah, vedi, stavo messo anche le staffe per legare meglio le cose. Non è bellina questo portapacchi, è più cattiva, no? Sì. Va bene, Massimo, io ti ringrazio di cuore. Se vuoi verniciare un motorino, io porto a mire. Tanto, tempo un giorno per ammazzarsi, il secondo giorno per ingrullire, il terzo giorno forse te l'ha verniciato. Va bene. E qui ci siamo. Sulla Vespa possiamo mettere anche un bel cestino di vimini, perché fa, no, fa vintage, guarda bellino, non fa vintage, non fa vintage, performance. Va bene, come dice chi è? L'amico, come dice Bonolis, che per farsi una foto di mio figliolo a Formentera, mamma mia, sembra che voglia avessi chiesto il mondo. Apriamo questo, che questo è di Zappalà, E lui, poverino per modo di dire, no, come si dice a Firenze. Allora, anche lui mi ha detto, mire, ce l'ho un portapacchi di qua, di là, di sotto e di sopra, dimmi quanto mi offri. No, io non ti offro, perché non si fa marocchini sulla spiaggia, no, che partono da 40 euro con un paio d'occhiali e poi... Ma non c'è i miei portapacchi dentro qui. Non c'è i miei portapacchi. Io dico di sì. Io dico di no. Io se mi ricordo bene il nome, no. Ti ricordi un cavolo, non ti ricordi. A vedere che figura di merda si fa. Te tu la fai, perché io sapevo già quando hai detto il nome, il che c'è dentro. Per sabato. Allora ragazzi. Chi ha ragione? Io ho spiato con l'occhio. Raga. No, a certe volte ci si dice... Ti ricordi un cazzo? No. Ah, appunto. Oh, raga, io mi ricordo un cazzo, però... Vabbè, un pochino... Non si può dire, si risuona alla live di ieri sera. Guardate la live di ieri sera, un'ora e 20 minuti, sì, dura. No, c'era il Mario, voleva fare le marmitte, Mocco, le bestemmie, e io, non si può dire... Oh, stamani c'era ancora il video, quindi insomma, andava bene. Che c'è dentro? Va bene, insomma, va, rendi il telefono a lei. Raga, ma... Secondo voi, ora lei il 90% delle volte c'ha ragione, ma il 10% me lo lasciate a me? Lei si ricorda Zappalà. Si ricorda Zappalà. Io mi ricordo che, ma io senti il peso. Tieni, vai. Allora sbagliavo. E chi era che doveva mandarlo? Non si amava lui. Questo, come potete vedere, vabbè, va tutto risabbiato e riverniciato. Sì, perché le è messo maluccio. Però, guardate. Vieni qua. Dimmi se non avevo ragione io. Che è più stretto? Sì, gli ho un capellino più stretto, appena appena. Io uguale, quindi io ringrazio Massimo Vintage
No, guarda questo che com'è. Guarda questo in che condizioni è. Però ci sta che lui, Porino, 30 euro spedito, raga, ve lo dico, 30 euro spedito. E 12 euro se forse se gli bastano che la spedivo alla posta, ma non credo proprio, forse c'è scritto. €9, c'è scritto qua. 9 euro e ha speso. Quindi io ho preso un portapacchi alla modica cifra di 21 euro, perché ne ha volute. Dove lo trovate un portapacchi a 21 euro? Poi dove lo trovate un portapacchi regalato? Che la spedizione, vabbè, si paga. Ragazzi, io vi non posso far altro che ringraziarvi. Comunque ricordate una cosa, che se Mire piglia uno, Mire rende due. Cazzo ridite? Appunto, ridevo per quello. Perché? Perché ha preso due portapacchi. Però quando te mi dà un colpo a me, se ne do due a te, ti va bene? Ma dire? Dai, va bene ragazzi, e io sono felice delle persone che mi vogliono bene, io voglio bene a tutti, dio sempre un bacio a chi mi vuol bene e due a chi mi vuol male, e niente, ora questo qui chi lo vuole è nero lucido, lo regali? In genere tanto scrivono regali? Ti ha detto se te tu c'ha uno tu da due. L'ha detto te prima. Ho capito. Te mi mandi due adesivi e io te ne mando quattro. Va bene? Oh. Te mi mandi un portachiavi di stoffa e io te ne mando uno d'acciaio. No? Giusto. Vabbè, questo comunque l'attacco io, raga, attacco io, promesso. Perché quelli miei d'acciaio battono e ti scortecciano la vernice, ma l'ho fatta apposta, perché scorteccia la vernice, poi uno lo deve riverniciare e me lo manda a me. D'accordo? Ma non mi rompete le scatole di Nero Pao, perché Nero Pao, sennò si sono i discorsi di latte e menta. 10.000 vespe, ne ho fatta una per conto mio, e poi io ne voglio comprare una latte e menta, ma vi rendete conto? Non so nemmeno se parte questo. Bella fredda, quant'è che non accendo questa? 4 giorni? 5? Anche di più. €115 polini. Va bene raga, io vi saluto, ringrazio la Titti, ringrazio Massimo per portapacchi, ringrazio Zappalà per portapacchi, ringrazio Simone il Corriere, perché mi porta i pacchi, sarò stupido, poi no, non sono stupido ragazzi, sono simpatico, via. Allora c'era uno che mi aveva scritto che voleva sta sella di là, io non ho più sentito, un altro voleva la testata di Sima Lossi 46 e non ho sentito, raga, a me prima mi viene, prima mi cerca la roba, io gliela do, io parole e non ne fo con nessuno, perché sono solo parole, soltanto parole. Quindi ragazzi, come me, un altro mi ha scritto, avete visto le Continental Conti Go, no? Che l'avevo imballata e tutto, me l'ha chiesto uno, io sono andato all'amico Maio Fiducia, oh, tempo 2 ore, dice, so arrivare, tu mi dici, c'è una settimana per arrivarle? Vabbè, tempo 2 ore sono arrivate, io l'ho spedito, mi ha mandato un messaggio stamani, io ho spedito ieri, mi ha mandato un messaggio stamani, mi ha detto, Miri, non sono arrivate, cazzo, aspetta un attimino, l'ho spedito ieri, cioè, nemmeno Amazon di buono, come Amazon, compri il pomeriggio e la mattina ti arriva, bene,
Ti aspetto un attimo, dopo 5 minuti mando un messaggio con tutti gli adesivi dentro e le gomme. Dice Mire pacco arrivato. E allora, hai visto? Allora, non è, è nera lucida, nero opaca e tartarugata. Perché Mitia, ragazzi, fantastica, numero uno. Yeah. Non è un amore, raga. È un amore. Va bene. Ora vieni qua. Vi saluto. Perché c'è già la luna. Vedete la luna lì? Qui. La luna. Non c'è più la luna. Vai. Guarda, guarda bene. No, guarda, guarda fantastico. Bene. Sono venute bene veramente, guarda. Se uno mi dicesse te l'ha fatto il carrozziere, io ci credo. Te ci credi? Sì, no, io ridi? Ci credo di più perché sto andando in giappia alla vernice. Va bene, raga, vai, un saluto a tutti, un abbraccio da me. E fuma è tutto. Ciao raga!